e anche la figura di Sant'Anna che ci riporta al dono della famiglia, il fatto che apparteniamo anche noi a una famiglia e apparteniamo anche a una comunità. Ecco, preghiamo insieme, ringraziamo gli alpini che hanno predisposto tutto come sempre e ci accolgono. Ci alziamo in piedi nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Oggi la Chiesa, sapete, ricorda i santi Gioacchino e Anna, i genitori di Maria. Questa cappellina è dedicata a Sant'Anna. Innalziamo lodi a Gioacchino e Anna nella loro discendenza. Il Signore ha dato loro la benedizione di tutti i popoli. Prima di celebrare i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Facciamo le lodi di uomini illustri, dei padri nostri e delle loro generazioni. Questi furono uomini di fede e le opere giuste non sono dimenticate. Nella loro discendenza dimora una preziosità e eredità. Ripetiamo insieme. Il Signore gli darà il trono di Davide suo padre. Il Signore gli darà il trono di Davide suo padre. Il Signore ha giurato a Davide, promessa da cui non torna indietro. Il frutto delle tue viscere io metterò sul tuo trono. Il Signore gli darà il trono di Davide suo padre. Sì, il Signore. Quando un bambino nasce, la mamma vede già in questo bambino qualcosa che è oltre, più grande. Vede un disegno. E quando ascoltiamo... ...sull'iPad. Sì. La vedo un po' in difficoltà. Comunque è una cosa che è un'evoluzione della specie. Pare proprio che sta indietreggiando la capacità di vedere, di ascoltare. E quindi ci vorrà tutto per le prossime generazioni un lavoro di disintossicare. Buonasera a tutti, è come sempre un piacere rispondere all'invito degli alpini, in particolare in questa giornata, che è sempre un momento di festa, è questo luogo bellissimo e è sempre anche l'occasione però per ricordare come gli alpini sono sempre pronti a rispondere alle chiamate, un po' come Maria, sono sempre pronti a dire eccoci, siamo qui, siamo pronti ad andare, come anche quest'anno purtroppo, ogni anno ci sono sempre degli eventi che ci chiamano e chiamano i nostri volontari all'appello. E quest'anno è stato l'anno del terremoto e anche quest'anno i nostri alpini hanno saputo rispondere eccoci, ci siamo, andiamo, non è ancora e andiamo a dare una mano e si continua a dare sempre una mano. Quindi è un'occasione di festa per stare insieme in amicizia, come sempre si fa con il nostro gruppo alpino, con grande gioia e con grande amicizia.